Si apre la quarantesima edizione di EIMA International. Questa edizione è un'edizione da record per quanto riguarda i metri quadri. Siamo arrivati a 140.000 metri quadri netti, siamo arrivati a 1.750 espositori, di cui circa 500 stranieri. Ha una panoramica di delegazioni ufficiali estere che arriva vicino alle 70 unità ha un panel di convegni, interventi, workshop, incontri che davvero non ha mai avuto precedenti nella nostra storia. È ovvio che le grandi aspettative che ci sono su questa fiera sono sottolineate dalla vocazione sempre più internazionale che abbiamo voluto dare alla fiera, dalla volontà di creare eventi nell'evento ulteriori. Uno su tutti è il fatto di Eima Energy che diventa sempre più importante e sempre più a vocazione nazionale e internazionale con prove dinamiche e eh, situazioni statiche e workshop. La parte da componentistica, che è uno dei nostri settori fiori all'occhiello, che apre con mezza giornata di anticipo per permettere di avere uno scambio con i nostri costruttori. Ha la parte green, che ritorni in Eima. Crediamo che in un momento come questo il mettere insieme, in sinergia, due realtà come quella agricola e quella del mondo del verde sia opportuno proprio per dare maggior peso e traino a tutte e due le manifestazioni. Al fatto che ci sia EIMA MIA, multifunzionalità in agricoltura, che dà uno sviluppo sempre maggiore a quelle che sono le opportunità e gli sviluppi anche in contesti di territorio, paesaggistici, ambientali che si collocano a metà strada tra l'agricoltura e eventualmente la parte energetica che dicevamo prima. Quindi vogliamo veramente sottolineare la grande valenza a tutti gli effetti di una manifestazione come questa. L'attesa è di arrivare a 180.000 visitatori, credo che sia ragionevole anche perché abbiamo creato un sistema di preregistrazioni e tutto un insieme di servizi e di strumenti a supporto delle manifestazioni, compresa la web tv, che quindi credo che sia un ulteriore strumento di divulgazione e di informazione, più una serie di applicazioni, più tutta una serie di cose tangibili che il nostro espositore può toccare con mano e oltretutto abbiamo creato una filiera di cose e di strumenti dedicati ai nostri associati. Il senso è vogliamo che EIMA diventi sempre più importante e il punto di riferimento irrinunciabile del nostro mondo.